Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar odierno. Io sono Simona De Musso di Promos Italia. Oggi, come sapete, parleremo di smart working e team di progetto, come analizzare un modello aziendale innovativo. Grazie per la partecipazione molto consistente anche di oggi. Abbiamo circa 270 iscritti a questo webinar e vedo che man mano ci state raggiungendo tutti. Prima di iniziare a entrare nel merito dei contenuti del webinar, consentitemi una rapidissima panoramica dei servizi di Promos Italia. Innanzitutto, chi siamo? Promos Italia è l'agenzia italiana per l'internazionalizzazione della struttura del sistema camerale italiano che supporta le piccole e medie imprese nei processi di internazionalizzazione, sia nella fase di avvio di questi processi che nella fase anche di consolidamento e di ampliamento del proprio business all'estero. Promos Italia è partecipata da diverse strutture dell'ambiente camerale, sia a livello di Unioncamere Lombardia, Unioncamere Nazionale, Unioncamere Emilia-Romagna, sia da diverse camere di commercio italiane. Questo network si sta sempre più ampliando nel tempo, per cui saremo in grado sempre più di essere vicini alle imprese italiane e di erogare i nostri servizi per aiutarle appunto nei processi di internazionalizzazione. Aiutiamo le imprese attraverso diverse modalità, innanzitutto con un'attività di ricerca di controparti estere e di incontri B2B. Tra le iniziative all'estero rientrano chiaramente le missioni imprenditoriali con incontri B2B e le iniziative fieristiche in modalità collettiva che al momento sono sospese. Riprenderemo poi queste attività al momento opportuno. Per quanto riguarda l'attività di incoming buyer, anche questa iniziativa in questo momento è ferma, diciamo, nella modalità tradizionale, ma prosegue comunque il servizio perché stiamo lavorando ad una piattaforma di B2B virtuali. Pertanto, continueremo a offrire questo servizio che offre la possibilità di mettere in contatto le imprese italiane con buyer esteri. Per quanto riguarda invece la formazione e la prima assistenza, è un'attività che prosegue e prosegue in maniera ancora più potenziata, se vogliamo, grazie proprio a strumenti come il webinar. Infatti, abbiamo arricchito ulteriormente il nostro calendario di appuntamenti proprio per dare alle aziende, soprattutto in questo momento, ulteriori elementi di spunto e di approfondimento per poi aiutarle a riprendere in mano tutto quello che è la sfida sui mercati internazionali. Promos Italia vanta un network consolidato in tantissimi anni di esperienza, per cui grazie a tutte queste relazioni in ambito sia istituzionale che privato e su tutti i mercati internazionali siamo in grado di dare davvero un supporto su tutto il mondo e su tutti i settori. Nell'ambito di quelli che sono i servizi di primo orientamento e formazione e informazione alle imprese, diamo alle aziende una serie di strumenti a disposizione proprio per aiutarle ad avviare i processi di internazionalizzazione. Pertanto, incontri collettivi come sono i seminari che riprenderemo poi prossimamente, i webinar e Focus Paese che possono essere sia sotto forma di seminari fisici che webinar online. Per quanto riguarda i servizi di orientamento, abbiamo a disposizione di Promos Italia una serie di strumenti che ci aiutano ad orientare le aziende sui mercati esteri, quindi a capire qual è il loro mercato, i loro mercati prioritari per sviluppare il business in base alle loro caratteristiche principali, ai loro prodotti, a come si collocano sul mercato, a fare analisi di mercato e scelte, quindi. E possiamo, come dire, organizzarci anche per fissare degli incontri one-to-one via Skype in questo momento. Per quanto riguarda i pareri degli esperti, si tratta di un servizio online messo a disposizione dal sito infoexport.it. In questo momento il sito è utilizzabile da parte delle aziende lombarde e stiamo lavorando per renderlo disponibile anche su tutte le sedi di Promos Italia, quindi a brevissimo vi daremo ulteriori informazioni e aggiornamenti. Promos Italia ha sviluppato anche il progetto Digitexport che rientra nelle attività del piano Industria 4.0, che poi è declinato sui punti impresa digitale delle Camere di Commercio italiane. All'interno del sito del portale
creato ad hoc digitexport.it, potete trovare una serie di informazioni, contenuti e servizi relativi al digitale in ambito di internazionalizzazione. Quindi sempre, parliamo sempre chiaramente di mercati esteri, però con l'ausilio e col supporto che ci può offrire il mondo digitale. Anche in questo caso stiamo lavorando a un portale di supporto proprio per dare alle aziende dei pareri da parte di esperti su tematiche specifiche legate al mondo digitale, sempre in ambito di export. Qua ho messo giusto un piccolo riquadro per ricordarvi che abbiamo anche questo strumento di informazione che è Mercato Globale, ormai storico e che è sempre una utilissima fonte di informazione per avere tutta una serie di contenuti e di articoli per andare a consultare una serie di articoli legati sempre alle tematiche connesse all'export. Ricordo che all'interno di Promos Italia esiste una business school, il NIBI. NIBI offre una serie di interventi formativi sia sotto forma di short master che corsi executive, che workshop e seminari tecnici, nonché corsi on demand, quindi costruiti sulla base delle esigenze delle aziende o degli enti e istituzioni che ne fanno richiesta. Vi invito a visitare il relativo sito dove troverete tutti gli approfondimenti. Ne approfitto per ricordare alle aziende che sono collegate e che hanno una sede legale e o operativa in provincia di Milano, Monza e Lodi, che attivo il bando Cresci, che è un'iniziativa finanziata dalla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi, che aiuta lo sviluppo e la realizzazione di percorsi di internazionalizzazione, quindi chiaramente lo sviluppo commerciale sui mercati esteri. Nell'ambito di questi percorsi si possono inserire anche delle attività di comunicazione sia in formato online che offline, pertanto si ha la possibilità di costruire dei percorsi, diciamo, completi nelle sue diverse sfaccettature e attività. Il soggetto attuatore è Promos Italia, pertanto in caso di interesse vi invito a contattarci in maniera che possiamo approfondire, andare a capire i vostri bisogni e tracciare insieme quello che è il percorso per poi darvi anche tutto il supporto per la richiesta del contributo che può arrivare fino a un massimo di 6.000 euro. Un altro strumento sempre per le aziende che hanno sede su Milano, Monza, Lodi è il bando Export Digitale. Quindi l'obiettivo è sempre quello di favorire i processi di internazionalizzazione, ma attraverso per esempio l'accesso a piattaforme di e-commerce, marketplace, eccetera. Per cui anche qua la Camera di Commercio ha voluto dare un supporto ulteriore a quello che è il digitale, soprattutto in questo momento così, così particolare. Anche in questo caso vi invito a prendere in co contatto con Promos Italia per verificare se avete dubbi quali sono le spese ammissibili, quali sono le modalità di richiesta del contributo. Vi informo che è disponibile questo servizio messo a disposizione di recente. Avete a disposizione questa mail, che è una mail, diciamo, di emergenza Covid, per cui se avete delle problematiche legate alle vostre operazioni di import-export dovute all'emergenza Covid-19, potete provare a scrivere su questa mail e cercheremo di rispondere in maniera puntuale ai vostri quesiti. Su questo sito che fa riferimento al progetto 6 Sostegno all'Export Italiano troverete tra l'altro una serie di aggiornamenti sui mercati e ulteriori webinar li trovate su questo sito perché appunto Promos è anche soggetto che realizza il progetto 6 che dà sempre servizi di supporto e sostegno alle piccole e medie imprese, pertanto altri contenuti, altri webinar e tante altre attività. Oggi parleremo di smart working team di progetto insieme a Stella Occhialini di Roncucci & Partners, che ringrazio anticipatamente. Ringrazio anche Union Camere Lombardia perché questa iniziativa è stata coorganizzata, nel senso che Stella Occhialini con Roncucci & Partners fanno parte dell'albo NIBI di docenti esperti che utilizziamo per questo tipo di intervento. Poi Stella entrerà nel merito chiaramente degli argomenti, adesso non sto qua
a elencarvi diciamo, i contenuti. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, sempre via webinar. Questa è una panoramica di quelli che sono previsti da qua a fine maggio, ce ne sono tantissimi altri. Stiamo arricchendo ulteriormente il programma, per cui è un programma sempre in continua evoluzione. Anche in questo caso vi invitiamo a tenervi informati attraverso il nostro sito, attraverso LinkedIn, attraverso tutti i nostri canali di comunicazione. Ecco, questi sono i contatti delle nostre sedi. Ecco, questa slide successiva abbiamo anche dei nomi. Pertanto, in base alla vostra provincia, vi invito a prendere contatto con queste sedi laddove abbiate bisogno di un confronto con noi. Aggiorneremo poi questa slide con le sedi nuove di Promos Italia di recentissima acquisizione. Prima di passare la parola a Stella Occhialini, che vedo già nel riquadro, quindi buongiorno Stella e benvenuta. Grazie. Vi do qualche informazione di servizio. Allora, intanto potete postare le vostre domande nell'ambito della chat che trovate alla destra del pannello di controllo. Risponderemo a queste domande in chiusura, quindi non troverete immediatamente una risposta, risponderemo in chiusura. Per quanto riguarda i materiali del webinar odierno, riceverete tutto via mail, sia le slide di Promos Italia, in modo che così possiate avere a disposizione anche tutti i link e tutte le informazioni che rapidamente vi ho riepilogato. Avrete anche le slide che verranno esposte adesso dalla dottoressa Occhialini, magari in una versione leggermente rivista, però avrete comunque i contenuti a disposizione e avrete anche il link con la registrazione del webinar odierno. Quindi vi invitiamo comunque a stare attenti, ma se per caso vi doveste perdere dei passaggi, poi potrete rivedere il video. Io credo di aver detto tutto a questo punto, pertanto grazie Stella, buon lavoro e ti lascio la parola. A più Grazie tardi. Simona, grazie. Grazie a te. Bene, è un piacere essere collegati. Grazie a Promos Italia, grazie a Unione Camere Lombardia. Ringrazio veramente tutti perché questa è l'occasione per parlare di un argomento molto importante, molto attuale, molto discusso, molto nominato in questo momento, che è il tema è lo smart working. Leggiamo questo termine in tantissime situazioni, su tantissimi giornali, lo sentiamo dire alla televisione, però in realtà è un concetto che non è molto chiaro, non è ancora molto ben definito in tutti i suoi contorni. Il timore è appunto di citare lo smart working non avendo sempre il concetto definito nelle nostre menti. Perché? Perché purtroppo lo smart working è un argomento che è venuto molto alla page in corrispondenza della pandemia del coronavirus, nel senso che il coronavirus ci ha messo improvvisamente e senza avvertirci nelle condizioni di lavorare da casa. E questo chiaramente è stato uno shock per tutti noi, per milioni di persone e devo dire in tutto il mondo, improvvisamente ci siamo trovati nelle condizioni di dover lavorare a distanza o da casa o lontano dall'ufficio. Ma queste definizioni significano esattamente la stessa cosa? Poi, questa modalità di lavorare a distanza è stato un episodio oppure è un'esperienza che noi dovremmo portare avanti anche nei prossimi mesi e forse anche per degli anni? Questo in realtà non lo sappiamo. Certamente quando si parla di smart working, che cosa, diciamo, qual è il pensiero che arriva nelle nostre menti? È questo, cioè il fatto di pensare a una modalità di lavoro completamente diversa. Le parole che ci vengono in mente quali sono? Sono le persone, la famiglia, la casa, i figli, i tempi o il tempo che dedichiamo al lavoro.
ma anche una preoccupazione, quella di mantenere il lavoro e quindi un'angoscia. Quindi come facciamo a bilanciare casa, lavoro, famiglia, colleghi, capi? E tutto questo in una situazione in cui le connessioni diventano il filo conduttore che ci permette appunto di poter svolgere tutte queste attività in maniera contemporanea. Ma non solo, nel senso che lo smart working ci fa venire in mente anche altre cose. Se quelle precedentemente citate sono sostanzialmente il punto di vista del lavoratore, lo smart working ci fa venire anche in mente il punto di vista dell'azienda, che ha altri tipi di problematiche. Cioè il fatto che i propri dipendenti sono sparsi su un territorio molto ampio, che occorre organizzare un collegamento che gli permetta di comunicare, che gli permetta di controllare, che gli permetta di impartire delle attività e degli ordini, ma anche un tema di risultato. L'azienda deve anche fare altri tipi di ragionamenti, legati ragionamenti economici, no? Quindi legati ai costi e ai ricavi, quanto mi costa collegare tutti i dipendenti a distanza. Quindi emerge prepotente un tema di tecnologie. Siamo attrezzati per poter lavorare a distanza? Altro pensiero. Possiamo far lavorare a distanza i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, ma il contratto lo prevede. Abbiamo aperto mille fronti di un ragionamento veramente rotondo e complesso che si muove attorno alla parola smart working. Ma procediamo, andiamo ancora avanti. Cerchiamo di fare un po' d'ordine. Cosa non è lo smart working? Sicuramente non è una nuova tipologia contrattuale che può essere siglata tra un datore di lavoro e un dipendente. Non è un nuovo tipo di lavoro subordinato. Smart working non è neanche un'evoluzione del telelavoro. Smart working non significa unicamente lavorare da casa. Perché dovremmo citare altre definizioni, potremmo parlare di home working o di remote working. Smart working non significa neanche e unicamente lavorare un giorno alla settimana al di fuori degli uffici. Smart working non è un concetto che necessariamente si può collegare al ruolo di freelance, ma è un concetto molto più ampio di tutto quello che ho detto fino adesso. Quindi lo smart working cos'è? Significa sicuramente lavorare da casa, non lavorare in ufficio, oppure lavorare in un luogo diverso dall'ufficio. Smart working è tutto questo, è un concetto molto ampio che racchiude tutte queste definizioni. Smart working significa lavorare in orario d'ufficio, ma anche lavorare in orario diverso da quello dell'ufficio. Smart working significa lavorare co secondo una cadenza regolare, ma anche seguendo delle regole diverse, in maniera auto-organizzata, per esempio. O parzialmente organizzata e concordata con l'azienda, oppure completamente organizzata dall'azienda. Lo smart working può essere attivato utilizzando dei mezzi propri oppure dei mezzi aziendali. Sicuramente tutte queste frasi ci portano a capire un punto fondamentale, che smart working è un concetto che si riferisce alle organizzazioni aziendali. Quindi non è un modo di lavorare, non è solo unicamente un modo di lavorare, ma è un concetto molto più ampio. Smart working è un nuovo approccio alla modalità di lavorare e collaborare all'interno di un'organizzazione, perché non si fa smart working da soli.
si fa smart working in riferimento a qualcosa di diverso, a quindi dei colleghi, a un'organizzazione completa. Per riuscire a realizzare smart working è necessario concentrarsi su più aspetti collegati tra di loro. Il primo è sicuramente quello dei comportamenti. Comportamenti dei dipendenti e comportamenti dei responsabili di un'azienda. Certamente è un discorso anche di tecnologia, un concetto che necessariamente si ricollega al tema delle tecnologie. Tecnologie che ci permettono di collegarci, di comunicare tra di noi e soprattutto di collaborare tra di noi. Il terzo aspetto è un aspetto legato al layout dell'ambiente di lavoro e degli spazi di lavoro, diciamo, e agli ambienti lavorativi nel loro insieme. Infatti, quando si parla di smart working, si fa riferimento a tre aspetti che gli americani sintetizzano, come di solito amano fare, in una sigla, no? Le 3 B. Quindi behaviors, bytes e bricks. Quindi comportamenti, bytes tecnologici e mattoni e quindi luogo di lavoro. Perché lo smart working è una modalità di lavoro che prevede di operare fuori dall'ambiente lavorativo, ma anche dentro all'ambiente lavorativo. Da cui quindi un ripensamento anche degli ambienti lavorativi fissi. Smart working è sicuramente un nuovo modo di approcciare il lavoro, un nuovo modo di organizzare le persone e il centro, il fulcro diciamo, della disciplina, no? Di tutti i ragionamenti, di tutti gli studi che sono stati fatti attorno allo smart working, pone la persona al centro dell'organizzazione. Questo è il grande passaggio importante perché si spostano tutta una serie di equilibri che sono tipici delle organizzazioni del lavoro tradizionali. La persona è al centro dell'organizzazione e l'azienda cerca ragionare su un bilanciamento di obiettivi, che sono gli obiettivi delle persone e quindi sono obiettivi personali e professionali che vanno a confrontarsi con degli obiettivi che sono aziendali e produttivi. Perché sono obiettivi molto spesso che vanno nella stessa direzione, ma non necessariamente convergenti. Quindi, cercando di bilanciare gli obiettivi del singolo con gli obiettivi dell'organizzazione, si cerca di mettere in piedi una modalità di operare unica, coordinata, che garantisca una maggiore produttività aziendale. Quindi, lo smart working è un modello organizzativo che pone al centro dell'organizzazione la persona con un obiettivo ben definito, aumentare la produttività aziendale. Si responsabilizza il singolo lavoratore facendo in modo che possa essere proprietario del proprio lavoro, consapevole dei risultati che deve raggiungere, cosciente del fatto che riuscirà a raggiungere i risultati se collaborerà col team al quale appartiene e naturalmente si darà al singolo lavoratore un'autonomia. Autonomia quindi di svolgere il compito che gli è stato affidato nei modi e nei tempi che ritiene più consoni alla propria persona, però con un punto fermo molto preciso, l'obiettivo, cioè il risultato, deve essere raggiunto. In questo modo il singolo viene responsabilizzato sul risultato che deve essere raggiunto e questo processo arriva ad aumentare la motivazione dello stesso. Quindi, come
come dire, fa un ragionamento che va oltre l'organizzazione, che va oltre il luogo di lavoro, che va oltre quindi un fatto di scambio di lavoro e di lavoro svolto, no? Di tempo e di lavoro svolto, ma bensì si ragiona sull'obiettivo da raggiungere. I principi chiave dello smart working sono sicuramente l'autonomia, ma anche la flessibilità e la responsabilizzazione, la valorizzazione dei talenti e la fiducia. La fiducia diventa un principio fondamentale, chiave di questo nuovo approccio, di questa nuova relazione che si viene a creare tra il lavoratore e la propria azienda. Aumentando la motivazione e la soddisfazione del singolo attraverso un accordo individuale, libero e reversibile, si può attuare lo smart working. Ora, fino ad, come dire, parliamo in, abbiamo fatto riferimento a dei concetti che sembrano teorici, ma non lo sono. Decidere di adottare lo smart working è una decisione assolutamente aziendale ed è una decisione di tipo strategico. L'azienda che decide di adottare lo smart working è un'azienda che ha deciso di innovare la propria organizzazione. È un'azienda che ha deciso di rivedere le relazioni che esistono tra l'azienda e i propri dipendenti, consapevole che il valore dell'azienda sono i dipendenti stessi, sapendo che aumentare la produttività dei collaboratori è un aspetto che passa attraverso la motivazione degli stessi. Devo dire che purtroppo il periodo che stiamo vivendo ci ha fatto sbattere il naso probabilmente contro una realtà che è cambiata e che non sappiamo se ritornerà esattamente come era prima. Il Covid-19 ci ha scioccato in qualche maniera tutti, aziende, dipendenti, imprenditori, consulenti. Ci ha fatto capire che certi atteggiamenti, certe modalità di lavoro sono possibili, e che sicuramente i risultati si ottengono, sulla base di una collaborazione tra le persone. Ecco perché diventa così importante parlare in questo momento più che mai, ma anche prima lo era, ma adesso più che mai è importantissimo parlare di questi concetti, cioè di team, di collaborazione del team, di comunicazione, di motivazione e di autonomia e responsabilizzazione. Non sono discorsi teorici e neanche discorsi, come posso dire, finalizzati a fini benefici, ecco, ma sono discorsi assolutamente di tipo organizzativo che mirano a un miglioramento comunque della vita lavorativa di tutti e dei risultati economici di tutte le aziende. Qui stiamo parlando di produttività, quindi di numeri, di risultati raggiunti. Di vendite realizzate, di clienti soddisfatti e così via. Potrei andare avanti ancora molto tempo a fare un elenco lunghissimo di tutti i benefici che potrebbero derivare da una nuova modalità di lavorare dentro le aziende. Quindi l'epidemia ci ha fatto capire che siamo riuscite a rimanere chiusi in casa per 2 mesi, che questo già probabilmente in un altro momento sarebbe stato qualcosa di incredibile. Siamo rimasti a casa
nelle nostre famiglie, con i nostri figli, a convivere dentro quattro mura e siamo riusciti comunque a lavorare perché in qualche maniera ci si è arrangiati, scusate se uso questo termine, nel creare dei collegamenti e delle connessioni che ci hanno permesso comunque di lavorare. Le aziende hanno capito che possono comunque procedere nelle proprie attività senza avere necessariamente tutti i dipendenti seduti a una scrivania, senza necessariamente doverli controllare. E i dipendenti hanno lavorato tutti, perché? Perché in realtà in questo momento non è solamente lo spirito, diciamo, di svolgere bene un compito che ci guida, ma sicuramente tutti siamo animati dalla volontà di mantenere il nostro lavoro, no? Il nostro posto di lavoro, ma anche mantenere l'azienda nella quale stiamo operando. Quindi il Covid-19 veramente ci ha messo davanti a una realtà nuova e inaspettata, a delle relazioni anche tra persone, strutture, organizzazioni nuove. Ha accorciato probabilmente dei tempi di maturazione di una consapevolezza, cioè che si può lavorare anche in una maniera differente. Ma procediamo ancora. Quindi, se è vero che lo smart working, che decidere di lavorare in smart working è una decisione, strategica, quindi assolutamente una decisione aziendale, allora le aziende devono ripensare le proprie organizzazioni e devono guardare la propria organizzazione con degli occhiali nuovi, perché l'azienda deve lavorare seguendo ovviamente degli obiettivi e questo lo sappiamo che tutte le aziende hanno degli obiettivi, però non è detto che tutte le aziende abbiano degli obiettivi che cercano di bilanciare tre aspetti, che sono un aspetto economico certamente doveroso, lecito, un aspetto sociale e un aspetto ambientale. Quindi le organizzazioni aziendali devono vedere, diciamo, un futuro che coniuga, insomma, esigenze che non sono solo economiche, ma che sono anche sociali e ambientali. Facciamo un po' di ordine ulteriore. Perché in questi tempi leggiamo sui giornali tanti articoli, leggiamo su internet, onestamente di tutto si legge, tant'è che mi ha fatto, insomma, è stato curioso, l'altro giorno stavo facendo delle ricerche su internet, proprio in virtù della preparazione di questo incontro, e ho trovato veramente di tutto, nel senso che ho trovato, per esempio, dei suggerimenti collegati allo smart working, no? Dei suggerimenti di come fare ginnastica quando si lavora a distanza, quindi ginnastica per lo smart working, come ci si deve vestire quando si fa smart working, che tipo di musica potremmo sentire rilassante mentre siamo in casa a lavorare in smart working, quale tipo di dieta poter seguire, quali tipi di passatempi poter suggerire ai figli se noi stiamo lavorando in smart working, quali sono i PC giusti, ovviamente le connessioni migliori, quindi suggerimenti di tutti i tipi da un punto di vista tecnico e tecnologico, quale postura dovremmo tenere mentre si lavora in smart working, quali sono i migliori notebook cinesi per fare smart working, ma non solo, come ci si deve truccare quando si fa smart working e quindi si entra in collegamento in una chat con dei colleghi o dei clienti. E che tipo di organizzazione della giornata dovremmo assumere se lavoriamo in smart working? Quindi questa cosa mi ha fatto onestamente sorridere, nel senso che attorno a questa dicitura smart working è nata tutto un insieme di ulteriori attività, proposte, e questo naturalmente è, come dire, è molto, molto divertente, è molto, molto italiano, no? Questa creatività nostra naturalmente non ha limite da questo punto di vista. Però sugli articoli che si leggono
o sui giornali o comunque nel web, tante volte vediamo che delle definizioni vengono portate come se fossero dei sinonimi, ma sinonimi non sono. Per cui, per esempio, si parla di lavoro a distanza. Lavoro a distanza è una definizione molto generica, ed è in generale il lavoro svolto, in un luogo diverso da quello dell'azienda a cui si appartiene o dell'azienda committente. Quindi è una definizione molto, molto light da questo punto di vista, all'interno della quale potremmo anche ricomprendere tante altre definizioni. Si parla di flexible working, lavoro flessibile, detto più in, detto in italiano, ed è un concetto anche questo abbastanza generale, non molto specifico, che incontra le esigenze di un bilanciamento di vita privata e di vita professionale. Quindi il lavoro flessibile è un concetto che è nato nel momento in cui sono anche venute fuori tutte una serie di provvedimenti e di leggi legate alle pari opportunità. Quindi si parla di lavoro flessibile molto spesso in riferimento alla condizione femminile e soprattutto utilizzato in periodi particolari della vita, no? Il lavoro flessibile poi si sviluppa soprattutto ragionando su una flessibilità di orario, su una flessibilità di luogo o su una flessibilità nel contratto di lavoro. Quindi flessibilità oraria nel senso che può esserci una flessibilità nell'ingresso, per esempio, al posto di lavoro o della durata della settimana o dell'orario. Flessibilità di luogo perché è previsto poter lavorare in ufficio o a casa o in altre sedi. Flessibilità nel contratto di lavoro perché può essere un contratto, per esempio, come freelance è considerato un lavoro flessibile, oppure ci sono altre forme contrattuali alternative. Però ancora siamo in un concetto che è molto, come dire, collegato alla singola persona, e non tanto alla organizzazione nella quale essa opera. Si parla anche di remote working, cioè lavorare da remoto, in qualsiasi luogo diverso dall'ufficio, da casa, da un co-working, da un parco, da un bar o in un'altra situazione, diciamo, dove comunque ci sia la possibilità di collegarsi, dove ci sia un wifi, per esempio. E dove teoricamente si possono incontrare altri professionisti, altre persone, no? Quindi normalmente è un concetto che viene collegato ai lavoratori autonomi, a figure quindi che comunque operano abbastanza in autonomia. Nel concetto di remote working è centrare la tecnologia e le sue connessioni. È centrale, diciamo, in questo tipo di ragionamento, appunto, perché si basa su un confronto, si basa sulla possibilità di comunicare con colleghi e clienti attraverso delle piattaforme applicative online che possono essere le più disparate. Naturalmente, quindi, questo tipo di lavoro, il remote working, poggia il suo concetto sulla tecnologia, e il fatto che non si è in un luogo canonicamente di lavoro. Bene. Ci avviciniamo al nostro smart working passo dopo passo, perché potete vedere che mano a mano che vi sto definendo questi concetti, ci stiamo avvicinando a una descrizione sempre più rotonda, sempre più completa. Arriviamo all'agile working, che sostanzialmente fa riferimento a un insieme di procedure che ottimizzano il modo di lavorare.
enfatizzando che cosa? L'autonomia delle persone, la proattività, e l'integrazione, il coordinamento, le connessioni. Tutto questo con un obiettivo, quello di ridurre gli sprechi e garantire una maggiore agilità negli approcci lavorativi e nella gestione delle relazioni. Tutto questo provoca un aumento della produttività e la capacità di attrarre dei talenti. Quindi, se prima abbiamo parlato di luogo, di tecnologia, qui facciamo un passo ancora avanti. Qua si parla di procedure che aiutano a integrare meglio le persone, procedure che rendono più agile l'approccio lavorativo tra le persone. L'agile working poi si collega direttamente a uno strumento che è l'Agile Project Management, quindi un software sostanzialmente che permette di applicare la metodologia appunto agile del project management e che si fonda su quattro principi cardine. Quali sono? Il fatto che gli individui e le relazioni siano centrali e che debbano prevalere sui processi aziendali e sugli strumenti, quindi individui e relazioni verso processi e strumenti. Un altro principio importante è quello di utilizzare il giusto software, agile, veloce, funzionante, piuttosto che una documentazione scritta, diciamo, o cartacea. Altro principio cardine è la collaborazione con il cliente piuttosto che la negoziazione dei contratti, cioè cerco la collaborazione col cliente, non necessariamente cerco lo scontro e quindi una negoziazione aspra per arrivare alla definizione di un contratto. Quarto aspetto veramente importante è la reattività al cambiamento piuttosto che rispettare un piano. Quindi, come vedete, l'agile working al suo interno ha già dei punti fondamentali, ha dei principi fondamentali che mettono al centro l'individuo e le relazioni con l'ambiente nel quale si muove. Attraverso che cosa? Attraverso un software, quindi una tecnologia, rincorrendo un obiettivo, che è un obiettivo di collaborazione e di rapida reazione ai cambiamenti. Dall'agile working allo smart working il passo è breve, nel senso che sicuramente lo smart working è un concetto strettamente collegato all'agile working, ma è più rotondo perché fa riferimento a un modello organizzativo e quindi lo smart working è una modalità di lavorare che l'azienda decide di adottare a beneficio suo e dei propri collaboratori. Quindi esprime un nuovo approccio lavorativo, una nuova relazione tra l'azienda e il dipendente, che integra tre dimensioni: i comportamenti e la cultura organizzativa, quindi del singolo e dell'azienda stessa, le tecnologie e gli spazi di lavoro. Quindi questi sono i tre aspetti fondamentali, dello smart working. Quindi smart vuol dire intelligente, no? Quindi parliamo di un ripensamento intelligente delle modalità di lavoro. Delle modalità con le quali si svolgono delle attività. Basilare ovviamente è la flessibilità, l'autonomia e la collaborazione per il raggiungimento dei risultati. Un altro aspetto che abbiamo visto anche prima è quello di un ripensamento degli spazi. Quindi la tipica azienda suddivisa in uffici e dentro ogni ufficio una persona, ecco, quindi chiusa nel suo ambiente e quindi con
tutta una serie, diciamo, di caratteristiche dell'ambiente di lavoro che impongono alle singole persone, quindi di assumere determinati atteggiamenti, verso invece uno spazio che deve mirare alla contaminazione, allo scambio di idee, alla collaborazione, alla discussione, per arrivare a un risultato che è un risultato comune. Ecco che quindi si ripensano e si riprogettano gli spazi per rimuovere dei vincoli, per rimuovere delle divisioni, si supera il concetto di postazione fissa, a vantaggio invece di luoghi dove ci sono delle postazioni che chiunque può occupare. Perché? Perché non è più necessario avere tutti i documenti a portata di mano, perché collaboreremo e scambieremo documenti, bozze e piani di lavoro attraverso la tecnologia. Quindi tecnologia digitale virtuale che faciliterà la collaborazione di persone poste in luoghi diversi, anche molto molto lontani, in paesi anche e nazioni magari molto differenti e lontane. Non dimentichiamo anche la definizione di telelavoro. Se fino adesso tutti i concetti che vi ho elencato fino adesso, passo dopo passo, praticamente maturano nel tempo e assumono un significato sempre più completo e rotondo fino ad arrivare alla definizione di smart working, perdiamo qualche secondo a definire anche che cos'è il telelavoro, che è nato anni fa, insomma. Il telelavoro è un concetto più preciso, più definito. Il lavoratore dipendente svolge la sua prestazione di lavoro da una postazione di lavoro esplicitamente definita nel contratto di assunzione. Questa postazione sarà fuori dall'azienda, probabilmente a casa sua o in luogo da lui deputato, e sarà dotato di tutti gli strumenti necessari per assolvere al compito assegnato. Quindi, il telelavoro sostanzialmente è una modalità di svolgere il proprio compito non in azienda, probabilmente nel 90% dei casi da casa, con una strumentazione messa a disposizione dall'azienda, e secondo delle regole, delle modalità molto precise definite nel contratto di assunzione. Per cui nel telelavoro gli orari di lavoro sono assolutamente ben definiti, scritti sul contratto di assunzione, possono anche essere modificati, ma sono definiti nel contratto in maniera che vengano esattamente definite anche il numero delle ore di lavoro che devono essere svolte. E molto spesso, quindi, nel contratto sono già indicati tempi, luoghi, modalità e tecnologie e probabilmente una specie di procedura assolutamente precisa da seguire. Questa rigidità nello smart working ovviamente non c'è. Altra cosa ancora è il lavoro a domicilio, un concetto ancora più antico, diciamo. Il lavoro a domicilio è una tipologia di contratto di lavoro subordinato. La prestazione è resa al domicilio del lavoratore e molto spesso però questo lavoro a domicilio fa riferimento a lavori specifici che possono essere lavori manuali o di vendite promozionali, quindi molto spesso si riconduce ad alcune specifiche attività. Se vogliamo comunque dire qual è la definizione originale di smart working, dobbiamo fare riferimento a questa organizzazione, la CiPID, l'Associazione dei Professionisti nella Gestione delle Risorse Umane e dei Direttori del Personale inglese. Lo smart working è un approccio all'organizzazione del lavoro finalizzato a guidare una migliore efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi.
attraverso la combinazione di flessibilità, autonomia, collaborazione, puntando sull'ottimizzazione degli strumenti e delle tecnologie e garantendo ambienti di lavoro funzionali ai lavoratori. Questa è una definizione che è stata elaborata nel 2008 e nel 2008 è stata pubblicata. Quindi lo smart working risale a quell'anno, diciamo, come prima concezione. Lo smart working quindi è una nuova filosofia manageriale che teorizza una nuova concezione del lavoro, caratterizzato dalle famose 3B di cui vi avevo parlato prima. Quindi capite che ci stiamo piano piano avvicinando al cuore della discussione di oggi. Forse in questi mesi non abbiamo fatto smart working, forse semplicemente abbiamo lavorato a distanza, forse semplicemente abbiamo lavorato utilizzando le tecnologie disponibili o usando i nostri strumenti, diciamo, personali che avevamo a disposizione. Quindi questo è purtroppo o per fortuna, insomma, è la situazione che ci ha indotto il Covid-19. E tutti gli articoli a cui vi facevo riferimento anche prima, che sono assolutamente disponibili nel web o nei giornali, fanno un po' di confusione e mescolano l'emergenza del Covid-19 con il concetto specifico e profondo di smart working. Come ho detto prima, forse questa situazione inaspettata ci ha preso impreparati, sicuramente ci ha un po' scioccati, però abbiamo visto che funziona e abbiamo visto che lavorare a distanza è possibile. In alcuni casi si lavora anche meglio. Abbiamo anche scoperto probabilmente degli aspetti nuovi del lavoro che dovevamo svolgere. Ci rende consapevoli quanto noi siamo importanti oppure quanto teniamo al lavoro che stiamo svolgendo, quanta importanza noi diamo al lavoro. Diciamo proprio all'attività professionale che stiamo portando avanti. E questo shock da Covid-19 ci ha messo in collegamento anche rispetto ai colleghi in maniera diversa. Abbiamo magari scoperto che un certo collega è molto più collaborativo di quanto mai noi non pensassimo. E ci siamo resi conto che altri colleghi magari sono tecnologicamente molto più abili di noi e questo magari ci ha messo nella condizione di ragionare sul fatto che dobbiamo migliorare, dobbiamo imparare magari qualcosa di nuovo, pensiero che magari prima non ci avvicinava, perché magari pensavamo che il nostro lavoro fosse il contenuto, no, del nostro lavoro. Invece è importante anche il come svolgiamo il nostro lavoro, ma di questo magari parleremo anche più avanti. Andiamo avanti, quindi se lo smart working è una nuova filosofia manageriale, che teorizza una nuova concezione del lavoro, allora l'ufficio non è il luogo dello svolgimento, ma è il luogo dell'incontro. Quindi noi possiamo svolgere delle attività a casa, ma è necessario incontrarsi in ufficio con gli altri componenti di un team, per esempio. Capiamo che le tecnologie facilitano la collaborazione. E che quindi dobbiamo imparare a utilizzarle nel migliore dei modi. Le tecnologie devono anche rassicurarci, cioè devono garantirci che possiamo essere flessibili e mobili e le tecnologie devono seguirci in tutto questo. Ci devono garantire che funzioneranno, che è sempre un po' l'ansia che si ha, no? Capiamo anche che le persone devono essere responsabilizzate, quindi
Lavorare in smart working significa essere maggiormente responsabili di ciò che si fa, essere maggiormente coinvolti. Smart working impone che l'azienda lavori per obiettivi e che quindi i dipendenti devono essere gestiti per obiettivi. Questo è molto importante perché significa che la trasformazione è interna all'azienda e non riguarda solo le persone fisiche che sono coinvolte in questa attività. Bisogna essere capaci di gestire le persone per obiettivi, bisogna essere preparati. Poi le persone a distanza e quindi che lavorano in autonomia hanno però una necessità, la necessità del coordinamento. E la necessità anche della motivazione. E quindi occorre che qualcuno all'interno di un team o all'interno dell'azienda assuma questo ruolo e abbia la capacità di svolgere questo ruolo, proprio perché il rapporto di lavoro diventa un rapporto fiduciario adesso e diventa un rapporto fiduciario anche tra colleghi, perché se facciamo parte di un team e io non svolgo la parte di lavoro che devo fare, anche i miei colleghi nel team si bloccheranno. Quindi è un rapporto di fiducia e di responsabilità. E occorre che qualcuno coordini ovviamente le persone che lavorano a distanza. È necessario, è importante, è vitale, se no tutto questo meccanismo non funziona. E chi dovrà assolvere a questo compito deve essere una persona dotata di leadership. Perché? Perché la deve esercitare proprio in questo rapporto fiduciario tra le persone. E poi un altro tema fondamentale legato allo smart working e diciamo che permette la sua adozione con successo è una convinzione, cioè tutti devono essere convinti che adottare lo smart working significa aumentare la produttività dell'azienda, ma parimenti perseguire il benessere delle persone che lavorano nell'organizzazione. Quindi è importante che tutti ne siano convinti, l'azienda, i dipendenti coinvolti, ma anche i dipendenti non coinvolti. Quindi questo è il cuore del concetto e della definizione di smart working. Facciamo un passo in avanti però, perché fino adesso abbiamo parlato di teorie, no? Di teorie organizzative, di persone, di dipendenti, cioè persone che hanno nello stesso tempo il ruolo di dipendente, il ruolo di collega, il ruolo di componente di una famiglia e l'ambizione giustamente di un lavoratore, no? Quindi abbiamo parlato di teorie. Adesso però proviamo a ricollegare tutto questo ragionamento con ciò che è avvenuto invece da un punto di vista legislativo. Quindi nel 2017, con la legge numero 81, quella che è stata chiamata Jobs Act, si è iniziato a parlare di lavoro autonomo, non imprenditoriale, misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. È la prima volta che in Italia si parla sostanzialmente di lavoro a distanza, di lavoro a distanza flessibile. E nello specifico gli articoli che vanno dal numero 18 al numero 24 disciplinano appunto la parte di lavoro subordinato che può essere organizzato in maniera flessibile. Quindi una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinata stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Quindi vedete che da un punto di vista legislativo l'Italia ha accolto nelle proprie leggi questo nuovo concetto. Quindi di lavoro flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro.
Questa è stata, diciamo, è la legge base alla quale si fa riferimento. Il Covid però ci ha messo in una situazione di emergenza, per cui il governo ha molto velocemente emanato delle disposizioni di legge per favorire l'adozione del lavoro agile, semplificando alcune delle disposizioni previste dal JobAx. In particolare escono dei decreti che stabiliscono, il primo in particolare, quello del 1º marzo del 2020, che stabilisce che fino a luglio 2020 il lavoro agile può essere applicato ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche senza accordi individuali, e l'obbligo di informativa sulla sicurezza può essere assolto anche in modalità telematica, ricorrendo alla documentazione presente sul sito dell'INAIL. Quindi capite che questo è un passaggio fondamentale, perché la legge del 2017 accoglie nel proprio ordinamento quindi la possibilità di svolgere il lavoro subordinato anche in maniera flessibile rispetto al luogo e ai tempi di lavoro, e poi indica una serie di regole, diciamo, sono definite una serie di regole specifiche per inserire queste modalità all'interno dei contratti di lavoro, perché stiamo parlando di lavoro dipendente. Il decreto del 2020 invece sveltisce praticamente tutte le formalità legate all'utilizzo del lavoro a distanza, formalità legate al contratto, perché il contratto deve essere sostanzialmente definito e siglato dal singolo e dall'azienda, e anche tutte le formalità legate agli obblighi di informativa sulla sicurezza. Questo vale sia per il lavoro privato con il decreto del 1º di marzo e anche per la pubblica amministrazione con il decreto del 2 di marzo. Quindi capite che il Covid ha dato una bella accelerata all'adozione del lavoro a distanza. Esattamente. E fino a luglio, quindi, la semplificazione è valida. Se non cambierà niente nelle prossime settimane, al termine della validità del decreto ministeriale, e le aziende che hanno adottato smart working dovranno adeguarsi anche da un punto di vista burocratico alla normativa del 2017. Quindi siamo in emergenza, il governo ha dato la possibilità di lavorare in questo modo, però poi ci si dovrà riadeguare alla normativa sostanzialmente italiana. E che cosa significa questo? Significa poi assolvere a una serie di formalità legate al piano di lavoro e alle procedure. Come vi dicevo, l'adozione della modalità lavorativa in smart working deriva da un accordo che è individuale, libero, volontario e reversibile, nel senso che si può iniziare a lavorare in smart working, però poi dopo, diciamo, questo accordo può anche terminare e il lavoratore può ritornare a lavorare in azienda come, diciamo, era in origine. Questi accordi vengono definiti inclusivi perché, e come dire, sono anche degli accordi che mirano a un'equiparazione dei lavoratori indipendentemente da come stanno lavorando. Quindi, sia che il lavoratore sia in azienda, sia che sia non in azienda, e se svolgono la stessa attività, devono avere lo stesso compenso. E quindi in questo senso,
più parti, diciamo, anche la comunità degli studiosi, insomma, sono tutti d'accordo nel dire che questa modalità lavorativa è una modalità lavorativa che equipara un po' le persone se svolgono la stessa attività, include. È inclusivo perché permette anche di includere persone che diversamente per delle situazioni familiari, di salute, magari non possono andare in azienda, possono invece permettere anche a persone con queste caratteristiche di svolgere lo stesso un'attività. Quindi è un accordo assolutamente valutato come molto, molto positivo. Ecco, qui in questa slide io ho riportato alcuni commenti. Voi sapete che Ronkuchen Partners è una società che si occupa di aziende, dello sviluppo delle aziende, sia sui mercati internazionali che sui mercati nazionali e lavoriamo moltissimo sull'organizzazione delle aziende, quindi le aiutiamo a ripensarsi e a rivedersi, a rinnovarsi. E oggi più che mai, ovviamente, è importante per tutte le aziende guardarsi dentro e ragionare se la propria organizzazione, i propri obiettivi sono ancora in linea con un mondo che si è un pochino modificato. Quindi quando in alcune aziende noi abbiamo prospettato una riorganizzazione che prevedesse anche lo smart working, i commenti sono stati i più disparati, no? Naturalmente, quasi tutte le aziende pensano di essere uniche, di svolgere un'attività specifica e inimitabile, per cui molto spesso il commento è: ma sì, ma tanto per noi è diverso, non è possibile, oppure la mia attività non può essere svolta attraverso il lavoro a distanza. Quindi in maniera molto risoluta spesso questo è il commento. Oppure è necessario controllare. È necessario controllare i dipendenti, quindi bisogna assolutamente vederli, fatto proprio visivo. E se poi i dipendenti non lavorano e quindi non svolgono il compito che gli abbiamo dato, cosa succede? Altra obiezione che spesso ci viene dichiarata è bisogna consultare dei documenti e quindi non si può stare a casa. Altro aspetto è invece quello legato all'interazione dei gruppi e quindi alla necessità di fare delle riunioni, quindi bisogna fare delle riunioni, quindi dobbiamo vederci e quindi non possiamo lavorare a distanza. L'altra obiezione potrebbe essere quella legata invece alle connessioni, agli strumenti, alle tecnologie. Ma se la connessione non funziona, come facciamo? Quindi non si lavora se la connessione non funziona. Bisogna parlarsi, bisogna vedersi. Cioè l'aspetto umano è importante. Bene, queste sono tutta una serie di commenti che ci sono stati veramente fatti, in realtà anche molto diverse, sia di servizi che di produzione, aziende grandi, aziende piccole, aziende veramente molto, molto, molto grandi. Ecco, in realtà, tutte le attività potrebbero essere fatte a distanza. Qua vi ho inserito questa striscia di questo fumetto perché secondo me è molto esemplificativo. E si chiama Capito tutto. Allora Laura ora lavorerà da casa, dice il capo ufficio alla signora Laura che dovrà appunto lavorare a distanza. E continua, farà un giorno di rientro in ufficio e avrà delle ore di reperibilità, dice il capo ufficio. E la collega dice forte. Al gruppo e quindi chi farà il lavoro al suo posto? Quindi il concetto che se una persona non c'è, il lavoro non si fa. E quindi questo è sicuramente un preconcetto molto, molto comune, molto, molto diffuso, che comunque sono certa si potrà superare con l'informazione e con l'acquisizione di nuovi dati su questo nuovo modo di lavorare.
Tutti i lavori possono essere in realtà fatti a distanza. Certamente tutte le attività impiegatizie possono essere più facili da immaginarsi e più facili da organizzare, no? Quindi attività legate all'amministrazione, alle vendite, alla progettazione, alla comunicazione sicuramente, anche attività legate agli acquisti o al controllo qualità, l'informatica, tutte queste attività possono essere svolte a distanza, da remoto, utilizzando delle tecnologie, utilizzando degli spazi di condivisione dei documenti, e quindi questo sicuramente è più facile da immaginarsi. Però oggi è possibile svolgere tante attività anche legate alla produzione a distanza. Perché? Perché la tecnologia ha fatto passi da gigante e sono stati messi a punto dei sistemi di controllo a distanza di intere linee produttive, di magazzini, di logistica attraverso nuove tecnologie informatiche. E quindi mi sto avvicinando al concetto di Industria 4.0, anche questo è un come dire, una parola killer quasi, no? Nel senso che ci hanno bombardato di informazioni, articoli, provvedimenti, leggi, finanziamenti, quindi tutto legato al tema, alla base concettuale di Industria 4.0, che è l'integrazione anche remota tra macchine di produzione anche lontane, utilizzando risorse informative remote e connessioni internet e sviluppando capacità di apprendimento diffuse. Questa è sostanzialmente la descrizione, la definizione di che cos'è Industria 4.0. È un insieme di sistemi che permettono l'integrazione tra macchine anche molto lontane e uffici che possono essere dall'altra parte del mondo utilizzando sistemi informativi evoluti e connessioni internet potenti, ma oggi disponibili. Quindi praticamente la possibilità di intervenire su dei sistemi produttivi anche molto complessi a distanza oggi è realtà. Quindi, questo avvicinamento, no? E questo collegamento tra mondo reale e mondo virtuale e con la possibilità di trasmettere informazioni, comandi, da luoghi lontani e remoti rispetto alla macchina, beh, questo onestamente, veramente è una grande rivoluzione. Rispetto alla definizione che vi ho appena dato, capite bene che comunque il sistema produttivo può funzionare se esiste un sistema informativo evoluto. Quindi gli investimenti in Industria 4.0 richiedono una forte digitalizzazione e la digitalizzazione depotenzia il concetto di luogo e tempo, perché posso farlo ovunque sono, posso dare un comando a distanza, ovunque io sono e in qualsiasi momento. Quindi crollano le barriere del luogo e del tempo. Quindi l'Industria 4.0 è un'evoluzione, una trasformazione del mondo industriale che favorisce l'utilizzo anche dello smart working. Quindi Internet delle cose, intelligenza artificiale, robotica, veicoli autonomi e droni, realtà virtuali, blockchain, stampa 3D, tutte queste tecnologie oggi disponibili si possono integrare tra di loro e possono essere interconnesse tra di loro in maniera anche totale e stanno completamente trasformando la nostra vita, il nostro modo di lavorare, ma anche la nostra vita quotidiana. Quindi, la nuova rivoluzione industriale e Industria 4.0
è una rivoluzione che non coinvolge solo unicamente un aspetto tecnologico e produttivo, ma anche prevede una nuova organizzazione del lavoro, dove il concetto di distanza, di motivazione, di responsabilità diventano fondamentali e vengono declinati in una maniera nuova, nel senso che la distanza non sarà più fondamentale, la motivazione e la responsabilità saranno il nuovo motore, diciamo, per far funzionare tutto questo nuovo meccanismo. E questa evoluzione o rivoluzione, potremmo discuterne a molto, non la possiamo fermare, è in atto in tutto il mondo ed è in atto anche già in Italia. Ma ritorniamo a noi, quindi allo smart working e al Covid-19. Allora, qualche numero, giusto per così avere un'idea di quante persone sono state coinvolte in questo meccanismo. In Italia venivano realizzati progetti strutturati di smart working per il 2%. Rispetto a un 11% di valore medio dell'Europa. Quindi vedete che in questo schema, che diciamo è uno schema che è apparso sullo Sole 24 Ore, ma in realtà la fonte è l'Osservatorio del Politecnico di Milano, e praticamente metteva a confronto più paesi, diciamo europei, e vediamo che siamo assolutamente il fanalino di coda. La Germania attorno a un 8,6%, la Francia il 16,6%, il Regno Unito il 20%, la Danimarca, la Finlandia il 25%, fino ad arrivare a Svezia e Olanda con un 31% di progetti strutturati di smart working. Al momento, prima del coronavirus, erano stati coinvolti 570.000 lavoratori appartenenti sostanzialmente tutte a grandi aziende. Ma il potenziale italiano sono 8.359.000 lavoratori dipendenti. Quindi c'è un potenziale ampissimo di sviluppo dello smart working. C'è poi una grande differenza, di approccio tra le grandi aziende e le piccole e medie imprese. Il 58% delle grandi imprese italiane adottano forme di smart working. Ecco, qui è ancora più chiaro. Vediamo una grande differenza, diciamo, di approccio tra le PMI e le grandi aziende. Quindi le PMI, intendendo le aziende che hanno un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità, in Italia sono 3 milioni e 7 e coinvolgono 9 milioni e 8 di dipendenti. Le grandi imprese invece sono 4.500 e coinvolgono 4 milioni e 3 di dipendenti, quindi meno della metà. Tra le grandi imprese possiamo notare che il 58% di queste grandi imprese hanno sperimentato o adottato progetti di smart working. Diversamente, nelle PMI solo il 12% ha adottato progetti di smart working strutturati. Quindi vedete una grandissima differenza di approccio. La pubblica amministrazione in Italia, dopo un primo momento di ragionamento, ha comunque avviato numerosi progetti strutturati di smart working nel 16% dei propri uffici. E il tasso di disinteresse è molto molto limitato. Quindi capite bene e capite immediatamente che
come dire, il vero terreno sul quale si deve intervenire, si deve lavorare, si deve diffondere, insomma, un po' questo tipo di cultura aziendale sono le PMI. Le PMI totalmente disinteressate all'implementazione del lavoro agile sono più della metà, quindi non solo ne hanno adottati pochi, il 12% di progetti strutturati, ma più della metà è assolutamente disinteressata alla possibilità di adottare un sistema di smart working. Quindi la vera sfida è proprio la diffusione tra le aziende più piccole del lavoro agile. E se vogliamo fare un ragionamento del perché c'è questa poca fiducia, diciamo, nei confronti del lavoro agile, o quali tipi di problematiche possono impedire lo sviluppo del lavoro agile? Beh, sicuramente un tema di tecnologia e quindi di investimenti in mezzi e connessioni, quindi sia hardware che software da parte della piccola impresa. Poi vi è sicuramente un tema legato alla cultura manageriale e quindi alla capacità di visione e di gestione di un progetto di smart working. Il Covid ha accelerato la sperimentazione dello smart working o di qualcosa di simile a uno smart working o di qualcosa di simile a un lavoro a distanza. Ognuno lo ha fatto come ha potuto, meglio che ha potuto, con i mezzi disponibili, ma direi che questa sperimentazione comunque è una sperimentazione con dei risultati comunque positivi. E ha fatto comprendere che non necessariamente dobbiamo vederci o essere presenti fisicamente in un luogo per l'assolvimento di un certo compito. L'importante è essere in collegamento con l'ufficio, o meglio, in collegamento col team di lavoro nel quale il singolo opera. Ma d'ora in poi, indipendentemente dalla pandemia, continueremo a utilizzare lo smart working? Questo è un grande punto interrogativo, è una domanda che in molti si fanno adesso. Sicuramente, adottare, lo smart working, l'abbiamo già detto, è un modo di concepire il lavoro in maniera diversa. Al centro c'è l'impiegato con il suo mondo per cercare di bilanciare al meglio le fasi della vita e conciliare le esigenze, diciamo, personali con le esigenze, aziendali. È un nuovo modello di lavoro che riduce dei costi, aumenta i benefici e aumenta l'inclusione, come dicevamo anche prima. Quali sono i vantaggi dell'azienda che decide di adottare un sistema in smart working? Beh, riduce i costi aziendali. Si parla di risparmi diretti o indotti di oltre il 30%. Libera risorse economiche che possono essere poi investite in altri tipi di attività o in altri tipi appunto di asset. Può ottenere degli sgravi fiscali, perché questo è un provvedimento in essere. Aumenta la produttività del lavoro e anche questo è verificato. Riduce i tempi vuoti e quindi risparmia delle ore. Pensiamo ai tempi, banalmente ai tempi di trasferimento da una sede a una filiale, per esempio, no? Tempi di non solo per percorrere dei tragitti, ma anche per svolgere delle attività. Viene ridotto l'assenteismo e anche questo è verificato e comprovato da dati alla mano, da delle indagini svolte. Si aumenta il livello di flessibilità del lavoro e quindi probabilmente anche aumenta la rapidità di revisione dei programmi, no? E quindi la rapidità e la reattività a magari delle novità che si possono verificare.
Si riduce la CO2 nell'aria e quindi si migliora la sostenibilità ambientale. Questo è un aspetto molto, molto importante. Si elimina il consumo eccessivo e superfluo, inutile proprio, di carta. Quindi, lavorare a distanza, accelera anche questo tipo di processo, quindi di digitalizzazione dei documenti. Aumenta la brand awareness, dell'azienda stessa perché, si distingue sul mercato come un'azienda innovativa, come un'azienda illuminata, come un'azienda che pone, al centro dei suoi pensieri una tutela, come dire, del proprio mondo, delle proprie persone e dell'ambiente in cui opera. Se l'azienda ha questo tipo di comportamenti e questo tipo di atteggiamenti, allora diventa un'azienda molto interessante e quindi si avvicineranno delle persone talentuose. E noi sappiamo che il valore di un'azienda è fatto dal valore delle persone che la popolano e quindi anche trovare le persone brave è sicuramente un aspetto molto molto importante. Quali sono i vantaggi per il lavoratore? Beh, maggiore flessibilità di lavoro, scelta di luoghi e orari per eseguire le attività, migliorando l'equilibrio tra vita lavorativa e vita personale. E questo sicuramente è il primo punto. I singoli possono gestire il proprio tempo, riducono i tempi vuoti e quindi conseguentemente, risparmiano delle ore. Aumenta quindi il livello della qualità della vita, il cosiddetto benessere dei singoli e aumenta la propria motivazione. Se perseguiamo il benessere, è anche molto probabile che il lavoratore sia meno stressato e quindi possa lavorare in maniera più innovativa, più collaborativa, più serena, meglio tutto sommato. E tutto questo aumenta la produttività. Quindi è un aumento della produttività che permette quindi anche, favorisce un miglioramento, un efficientamento della capacità di organizzarsi e sicuramente aumenta il livello della capacità di essere problem solving. Il singolo lavoratore evidentemente ha dei vantaggi in termini di riduzione di costi, perché non ha i costi dello spostamento, non ha i costi di vitto, quindi di pranzi fuori casa, no? E sicuramente riesce a gestire meglio i tempi e quindi a gestire meglio anche l'organizzazione familiare, quindi i figli, andare a prendere i figli all'asilo piuttosto che a scuola, occuparsi degli animali piuttosto che dell'organizzazione della casa, degli anziani. E quindi questo è decisamente un aspetto che permette di essere fondamentale per l'accoglimento da parte del singolo di un lavoro in smart working. Questo è veramente molto importante. Poi cos'altro? C'è un aumento dell'attività fisica, c'è più tempo, il lavoratore si potrà muovere meglio, potrà fare l'attività fisica e quindi migliorerà la propria salute. Quindi ci sarà meno assenteismo, meno malattie e sicuramente un aumento anche del livello del suo umore, no? E anche per il lavoratore un obiettivo è quello della riduzione della CO2 nell'aria, perché anche per il singolo questo è un obiettivo. Quindi vedete quanti aspetti collegati tra di loro ci sono nel far valutare, nell'analizzare, nel far valutare una scelta di smart working positivamente sia da parte del lavoratore che da parte dell'azienda. Bene, abbiamo capito che può essere una scelta intelligente, una scelta utile adottare lo smart working, ma come fa l'azienda a assumere questa decisione?
Beh, ci sono dei punti fondamentali che devono essere analizzati, in parte li abbiamo già toccati. Uno è un tema di contratto, quindi deve essere fatto un contratto conforme alle normative vigenti e quindi deve essere un contratto tutelante per il lavoratore e l'azienda stessa. Primo aspetto, primo argomento. Secondo argomento, un tema legato alle tecnologie, agli strumenti, quindi un tema di scelta di quali tecnologie utilizzare, quali strumenti adottare e di investimento. Il terzo punto è legato invece all'organizzazione del lavoro e alle procedure. Chi lavora in smart working non è, diciamo, libero da questi vincoli, deve adattarsi e inserirsi all'interno di una procedura di lavoro che viene, svolta e realizzata da persone diverse, in luoghi diversi, in tempi diversi, ma con un obiettivo, quello di raggiungere l'obiettivo comune per tutti, no? Quindi organizzazione del lavoro. Altro punto importante è competenze dei lavoratori coinvolti, quindi chi lavora in smart working, ma anche chi coordina colleghi in smart working devono possedere delle competenze e quindi è un tema legato alla formazione, alla verifica del possesso di competenze, quindi un tema molto 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 importante. E l'ultimo, ma non ultimo, è la gestione delle risorse umane. Perché? Non incontrandoci tutti i giorni in un ambiente di lavoro, è importante comunque che le risorse umane vengano gestite, informate, ascoltate, motivate, riprese e controllate. E quindi tutto questo deve essere fatto all'interno di come posso dire, di un quadro molto, molto preciso. Certamente, diciamo, in questo periodo, diciamo, legato alla pandemia del Covid-19, lo smart working ha dato notevoli vantaggi e quindi ha permesso comunque di poter continuare il proprio lavoro, ha minimizzato i rischi del contagio e ha mantenuto la produttività del lavoro. Quindi è stato veramente realizzato in maniere diverse, però è stato sicuramente un'ottima scelta. Per attivare lo smart working, come vi dicevo prima, ci sono dei passaggi formali che sono l'accordo tra l'azienda e il dipendente, l'informativa sulla sicurezza, l'invio di una comunicazione al Ministero del Lavoro e di un'altra comunicazione all'INAIL. Come vi dicevo, i decreti di marzo hanno permesso di sveltire moltissimo e di semplificare tutti questi passaggi. Per quanto riguarda le tecnologie, beh, le tecnologie sono mezzi tecnici, sia hardware che software. Chiaramente parliamo di una tecnologia che deve essere presente in azienda, una te tecnologia che deve essere in possesso dello smart worker e di connessioni funzionanti ovviamente tra le due parti. Quindi la valutazione, la scelta di un certo progetto di smart working permette di valutare quali sono le tecnologie necessarie per sostenerlo e da qui si è in grado naturalmente di fare anche una valutazione economica dell'investimento. Cioè, come vi dicevo prima, quindi sono investimenti software e hardware, quindi anche mobili, molte di queste anche mobili. Terzo aspetto, abbiamo detto, è l'azienda e le procedure, quindi l'azienda deve fare un ragionamento attento, deve capire quali sono i processi che decide di svolgere in smart working e deve avere a disposizione una procedura descrittiva del lavoro da svolgere in maniera che ciascuno smart worker sa esattamente che cosa deve fare e qual è il suo obiettivo. Quindi
Quindi l'azienda deve fare questo tipo di lavoro, quindi io lo chiamo progetto, perché deve analizzare il proprio processo lavorativo, deve progettare la modalità di svolgimento a distanza e come colmare le distanze organizzando la trasmissibilità delle informazioni, deve prevedere un monitoraggio della qualità del lavoro, deve prevedere anche come e dove archiviare i dati, deve favorire la comunicazione tra le parti e tra l'azienda e i collaboratori e deve garantire la sicurezza dei dati. Quindi deve elaborare un vero e proprio progetto. Il progetto prevede poi di produrre delle procedure specifiche che descriveranno il lavoro che lo smart worker deve svolgere a distanza, definendo quindi anche dei momenti in cui deve essere reperibile, dei momenti di coordinamento con gli altri, deve ovviamente dotarlo di strumenti e di connessione ad internet adeguata. Quindi l'azienda ha pensato che cosa, quindi quali processi svolgere a distanza, organizza, diciamo, tutto tecnicamente, i passaggi per poterlo svolgere, però l'azienda deve anche revisionare la propria organizzazione aziendale, perché un'azienda che adotta la modalità smart working deve necessariamente mettere le mani anche alla propria organizzazione, prevedendo dei ruoli o dei compiti che prima non erano previsti, e sicuramente deve prevedere una nuova modalità di svolgimento del lavoro che è basata, come abbiamo detto prima, sulla fiducia e sulla responsabilità tra il lavoratore e l'azienda stessa. Quindi, questo è il passaggio culturale fondamentale che sia le aziende che i singoli devono recepire. Fare smart working significa che diciamo tutti si devono impegnare e passare da un concetto di svolgimento di attività a un concetto di raggiungimento di un risultato. Quindi io non sono dipendente della Rocuccia Partners perché devo svolgere un'attività, ma sono dipendente della Rocuccia Partners perché devo raggiungere un risultato e io mi impegno sul risultato, non sullo svolgimento dell'attività. Questo è un passaggio culturale fondamentale e basilare, ed è su di esso che si costruisce tutto l'impianto di cui abbiamo discusso finora. Quindi, dallo svolgimento di attività al raggiungimento di risultati. Come vi dicevo, quindi l'azienda deve anche riprendere in mano un po' la propria organizzazione aziendale, deve rivedere il proprio organigramma, prevedere dei ruoli di coordinamento oppure delle nuove funzioni, di connessione tra le varie parti. Deve verificare se essa lavora per progetti, deve verificare se anche fino a quel momento non lo ha fatto, se può lavorare per progetti. Perché lavorare per progetti permette di organizzarsi in team, quindi in gruppi di lavoro. E il gruppo di lavoro può adottare delle metodologie di lavoro come per esempio il project management che favorisce la collaborazione a distanza e unisce tutti nello sforzo del raggiungimento di un obiettivo comune, che è l'obiettivo del progetto. Quindi l'utilizzo dello smart working ben si adatta a questa situazione di gestione di un progetto basata sulla collaborazione tra le parti e il rispetto di tempi, di qualità, di prestazione e di controllo dei costi. Quindi vedete che tutto questo discorso sta mano a mano prendendo forma e quindi la decisione di un'azienda di
svolgere alcune sue attività in smart working è una decisione molto profonda, è una decisione strategica, l'abbiamo detto in partenza, perché è la decisione di un'azienda che vuole innovare, è la decisione di un'azienda che ha a cuore il benessere dei propri collaboratori, dei propri dipendenti, è la decisione di un'azienda che è estremamente determinata nel raggiungere i propri obiettivi, che sono anche gli obiettivi di tipo economico, come è normale e giusto che sia. Ah, ecco, un accenno. In questo momento più che mai, ma ci sono varie forme anche di finanziamenti a fondo perduto per tutte quelle aziende che vogliono adottare una modalità di lavoro a distanza. Quindi sono bandi di finanziamento presenti in varie regioni, in Lazio, in Lombardia, in Molise. Ma ce ne saranno anche a livello nazionale, e che favoriscono ovviamente l'adozione di questa modalità di lavoro. Bisogna stare attenti a non fare degli errori, quindi l'azienda che vuole adottare un sistema di lavoro in smart working deve ricordarsi questi punti che ora vado ad elencare. Lo smart working non è un progetto della direzione risorse umane. Lo smart working è una decisione strategica e quindi coinvolge l'intera azienda. Non è un fatto che attiene solo il direttore del personale perché deve far lavorare i dipendenti a distanza. No, è una decisione strategica, è la decisione di un'azienda che vuole essere innovativa. Secondo punto. Io adesso faccio una verifica, ma so già che cosa vogliono le persone. Quindi, presuntuosamente l'azienda a volte pensa di sapere già qual è il risultato dell'analisi che può fare tra i propri dipendenti. È un errore non fare questa verifica, perché possono esserci delle sorprese. E quindi assolutamente sollecito chi vuole adottare lo smart working di fare un test, un minimo di verifica nelle persone che poi saranno coinvolte, se questo piano può essere un piano che va incontro alle proprie esigenze. Terza cosa, non è possibile informare l'azienda, cioè i dipendenti, che lo smart working parte con una email, perché questo non rende giustizia, ovviamente. Adottare lo smart working è una decisione aziendale di tipo strategico, allora deve essere introdotto in azienda con i giusti tempi e le giuste modalità. Bisogna spiegare perché l'azienda ha fatto questo tipo di innovazione. E che quali sono le trasformazioni? Bisogna rassicurare i dipendenti e motivarli a interpretare questa nuova modalità di lavorare nel migliore dei modi. Quindi non è un'email che può essere il mezzo giusto per informare che lo smart working parte dal tal giorno all'altra ora. Ecco, quarto punto. Sì, ma sappiamo già cos'è lo smart working. Ecco, il mio consiglio è di informarsi o di rispiegare una volta in più che cosa significa adottare lo smart working in azienda, perché c'è veramente tanta confusione, si trovano tanti articoli, tante informazioni, ci sono tanti fraintendimenti, tante definizioni diverse e molto spesso, come vi ho detto all'inizio, si usa un termine quando poi si fa riferimento a un altro tipo di concetto. Quindi vale la pena ribadire sempre quali sono i punti fondamentali dello smart working. Partiamo con 2 giorni a settimana da casa. No. Allora, no, non si parte con uno smart working facendo un tentativo. Adottare lo smart working significa costruire un piano, costruire un progetto
E questo progetto avrà dei tempi, una sua evoluzione, dei costi, una sua qualità, una sua performance. E quindi non si fanno dei tentativi, ma si studia un progetto. Questa è la risposta corretta. Siamo un'azienda innovativa, abbiamo già tutto quello che serve. Beh, insomma, essere un'azienda, cioè prendere la decisione di lavorare in smart working è una decisione epocale, è una decisione veramente rivoluzionaria in un mondo industriale, quello italiano, che estremamente rivoluzionario non è nei sistemi di gestione delle persone. Per cui il fatto di essere tecnologicamente molto innovativi non significa che un'azienda sia parimenti innovativa da un punto di vista organizzativo. Ultima cosa, studiamoci come fanno gli altri e poi lo implementiamo. Ecco, c'è una comunità scientifica che sta studiando lo smart working, esperti di organizzazioni, esperti di psicologia, del lavoro, insomma tanti studiosi diversi stanno cercando di capire qual è la modalità migliore di implementare un progetto di smart working in un'azienda. Non facciamo un fai da te raffazzonato, ma basiamoci su delle esperienze scientifiche che esistono. Quindi andiamo verso un po' una conclusione, no, dei nostri ragionamenti. Gli elementi fondamentali per implementare un sistema di smart working sono le persone, il team e l'azienda. Le persone, ovviamente i lavoratori, ma ugualmente le persone intese come i responsabili, quindi sia colui che gestisce le risorse umane che i manager che devono poi coordinare il team. Quindi c'è un tema di informazione, c'è un tema di motivazione, di coordinamento e di monitoraggio del lavoro svolto. Occorre implementare un sistema di gestione delle risorse umane interattivo e utilizzabile a distanza. Poi c'è un tema di formazione, sia dei lavoratori coinvolti che dei manager che devono coordinare, formazione che è sia relativa a delle competenze tecniche per l'utilizzo delle tecnologie che relativo invece a competenze trasversali per sviluppare la capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia e per la gestione del tempo, quando parliamo dei singoli, o organizzare anche il lavoro degli altri, se parliamo dei manager. Quindi sicuramente adottare un piano di smart working significa anche e parallelamente avere un piano formativo ad hoc per i propri dipendenti. Il successo di un piano di smart working passa anche attraverso un aumento, un innalzamento della cultura manageriale presente all'interno dell'azienda. È importante sapere, come posso dire, intrattenere e svolgere teamwork a distanza. Bisogna sapere esercitare la leadership, bisogna essere digitali, essere responsabili. Bisogna saper utilizzare le tecnologie, bisogna ripensare ai processi aziendali. Detto questo, anche se abbiamo parlato sempre di benessere del lavoratore, dobbiamo sottolineare, e anche questo è frutto di un'indagine realizzata dal Consiglio Nazionale degli Psicologi, lavorare in smart working può creare ansia, può avere delle ripercussioni psicologiche sui singoli lavoratori. E questo è proprio quello che è emerso, cioè il 63% degli italiani si definisce molto abbastanza stressato e il 43% degli intervistati denuncia un livello massimo di stress. Questo è dovuto ovviamente al fatto che improvvisamente ci siamo trovati in questa condizione.
di lavorare a distanza con tutta la famiglia in casa, quindi chiusi dentro quattro mura, contemporaneamente dovendo pensare alla didattica a distanza anche dei figli, all'ansia per la paura del contagio e all'incertezza di quello che ci riserverà il futuro. Quindi prendiamo questi dati ovviamente come veritieri, ma sicuramente siamo in una situazione di particolare complessità in questo momento. Però teniamo presente che anche gli smart worker devono avere hanno un aspetto psicologico da tenere in considerazione. Va bene, queste sono tutte cose che ho già detto, e quindi naturalmente si crea un equilibrio nuovo tra centro e periferia, tra direzioni e funzioni, tra spazi e movimenti. Quindi lo smart working è una decisione di portata strategica. Concetti fondamentali. Lo smart worker deve avere la capacità di auto-organizzarsi. Non è detto che tutte le persone abbiano questa caratteristica. Saper bilanciare tra motivazione e disciplina, quindi per dividere i tempi tra vita professionale e vita privata. Lo smart working deve essere assolutamente autodisciplinato. Deve saper lavorare ovunque senza necessità di una scrivania personale. Deve essere in grado di comunicare, di fare rete, di collaborare, quindi e cercare informazioni. Deve essere autonomo e intraprendente e deve avere la forza di volontà, la forza d'animo di disconnettersi quando ormai, diciamo, quando il tempo nel quale la mente è fresca e diciamo brillante per svolgere il compito, è terminato. Quindi non si è obbligati a rispondere sempre, deve esserci un momento nel quale il singolo si disconnette, perché sennò c'è il rischio di essere sempre, sempre connessi. E questo riguardava lo smart worker. L'altro punto importante è il manager, è il manager del futuro, cioè il leader, colui che deve guidare e motivare gli smart worker. Deve essere una persona che ha questo tipo di capacità, che deve saper instillare negli smart worker un senso di appartenenza, anche se non ci si vede, anche se si è lontani. Deve avere la capacità di comprendere le esigenze dei singoli e di far emergere la capacità dei singoli. Deve saper ascoltare e deve saper concedere e richiedere a distanza le prestazioni, diciamo, i risultati che le singole persone possono dare. Deve essere un motivatore e deve saper essere un leader di un team composto da persone differenti, con delle diversità, e dalla diversità deve ottenere ovviamente il successo del suo team. Quindi, caratteristiche dello smart worker, caratteristiche del manager del futuro. Un piano di smart working prevede poi un ripensamento degli uffici, quindi con dei percorsi prestabiliti, delle sale riunioni ampie. Probabilmente a seguito del Covid, a maggior ragione, questo tipo di ripensamento dovrà essere fatto. Spazi relax in cui stare da soli, no? Bisognerà porre comunque una grande attenzione anche alla comunicazione, perché se siamo in luoghi diversi, noi comunque dobbiamo essere informati e aggiornati su tutte le diciamo, notizie che attengono al nostro lavoro. E quindi bisogna saper comunicare avendo i mezzi e avendo anche la capacità di comunicare nella maniera corretta, dare un'informazione, come dire, non coerente con l'argomento della call che stiamo facendo a distanza è un errore e può essere addirittura, come dire, oggetto poi di malinterpretazioni. Quindi bisogna saper comunicare, avere le capacità e le competenze per comunicare le cose giuste nella riunione giusta.
ovviamente anche con clienti e fornitori. Tutto questo discorso dello smart working, che è una decisione strategica, che è di portata organizzativa e che quindi porta al benessere, al raggiungimento dei risultati, in realtà poggia tutto il suo ragionamento su un tema, che è il tema del cambiamento. Noi sappiamo che cambiare è un processo che tendenzialmente nessuno vuole affrontare. Tutti vogliono il cambiamento, ma nessuno vuole cambiare. Di solito questa è la situazione che ci si trova a vivere. Quindi il 39% dei dipendenti è resistente al cambiamento, quindi lo ostacola. Il 33% dei comportamenti del management non supporta il cambiamento. Quindi magari lo dichiara, ma poi dopo i comportamenti non sono coerenti. Questo è un tema fondamentale. Il tema del cambiamento è assolutamente fondamentale. Bene, quindi l'uomo è al centro di tutti i nostri, ragionamenti. Stella, perdonami, l'inserimento. Volevo avvisarti, sono le 16:59, quindi siamo praticamente in chiusura. Adesso non so quante slide ti manchino, penso che siamo ormai giunti quasi alla fine, per cui poi appena possibile gestiamo le domande dal pubblico. Sì, Ok, grazie. sono No, arrivata. concludi pure il ragionamento. Volevo solo avvisarti sulla tempistica perché sono le 5, per cui il tempo a disposizione è concluso. Noi possiamo andare avanti ancora, nel senso che il webinar non è che si chiude in automatico, per cui possiamo ancora rimanere online. A questo punto, appena che è possibile, gestiamo le varie domande. Grazie. Sì, ma sono arrivata direi alla fine, nel senso che appunto la conclusione è questa, cioè che il modello organizzativo dello smart working sarà certamente vincente e lo sarà quando si innalzerà un po' il livello della cultura manageriale diffusa, no? E è comunque un modo nuovo di lavorare che pone l'uomo al centro di tutte le sue decisioni. Quindi sicuramente questo è positivo per il singolo e per l'organizzazione. Ora, guardiamo un po' le domande che sono arrivate. Allora, dimmi se le vedi correttamente, altrimenti ti diamo una No, mano. non La no, prima perché dovrebbe vedo. essere. Aspetta. Di Qua, probabilmente. Massimo Pellegrinelli. La vedi? Dunque, no, aspetta, perché vedo le vostre e ne vedo una qui. Faccio temporaneamente il sindacalista? Sì, Questo? è una delle domande, però ce ne sono delle precedenti. Provo a Leggimela tu, allargare. Allora, perché non aspetta, riesco a torno vederla. su. Come gestire e quali soluzioni pratiche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei dipendenti smart working? In questo caso si parla di uno studio professionale, però penso che la domanda sia valida per qualsiasi tipo di situazione. Quindi come gestire il non raggiungimento del Esatto, degli risultato, obiettivi, sì. degli obiettivi? Beh, gli obiettivi bisogna consegnarli, no? Bisogna discuterli con lo smart worker. Quindi si consegna normalmente un documento dove ci si impegna reciprocamente, no? A raggiungere determinati obiettivi. Si discute come e con quali mezzi raggiungere un obiettivo. Quindi, se non si arriva al raggiungimento dell'obiettivo senza neanche, diciamo, senza neanche che nel periodo poi il singolo abbia dichiarato che c'erano delle difficoltà,
Francamente, diciamo, l'azienda non può, cioè il singolo non può incolpare l'azienda di non averlo messo nelle condizioni di raggiungerlo. Quindi la risposta il singolo se la dovrebbe dare da solo. Ora, lavorare per obiettivi significa anche, scusate, non l'ho detto, ma lo dico adesso, significa anche identificare dei premi per il raggiungimento di un obiettivo. Quindi, se l'obiettivo viene raggiunto, il singolo prende il premio, se non lo raggiunge, ovviamente non lo prende. Quindi significa introdurre anche un sistema incentivante, ovviamente basato sugli obiettivi. Questo Ok, ti ringrazio. Allora, poi c'è una domanda successiva di un utente che però adesso non è collegato, per cui andrei oltre. Qua chiedono il signor Lorenzo, perché lo smart working riduce i costi del 30%? Perché dico una banalità, dico delle banalità giusto per capirsi, no? Un'azienda, per esempio, che ha una mensa, se i lavoratori non sono presenti in azienda, la mensa verrà ridimensionata oppure potrebbe proprio non esserci e quindi adottare altro genere di soluzioni, magari di pasti che arrivano dall'esterno, quindi avendo per esempio questo tipo di risparmio oppure risparmio sulla carta, quello che ho detto prima, risparmio non so, sui caffè che vengono consumati in alcune situazioni, un risparmio in termini di pulizia, non che non si pulisca, ma chiaramente se magari l'ufficio si ridimensiona anche logisticamente come estensione, tutti i costi si riparametrano proporzionalmente. Quindi questo sicuramente, questo. Perfetto, guarda, hai risposto anche alla domanda successiva. Un'altra persona, il signor Franca, chiedeva in che modo si riducono esattamente i costi aziendali, per cui hai già fornito un dettaglio. Chiede anche inoltre che tipo di sgravi fiscali si possono ottenere. Si possono ottenere dei crediti di imposta. Ci stanno lavorando e sono norme che probabilmente prenderanno, diciamo, come posso dire, insomma, una realizzazione nei prossimi tempi. E quindi questo sicuramente avverrà, nel senso che in questo momento sono usciti finanziamenti a fondo perduti, quindi contributi agevolati per adottare dei progetti strutturati di smart working, però poi il proseguimento sarà questo. Benissimo, grazie. Dimmi se vedi la domanda, quella che leggevi inizialmente, il signor Daniele, perché è piuttosto lunga. Ecco questa qua. Tempo per la lista. La difficoltà che avete descritto nel fare accordi aziendali di Madonna da un giorno all'altro è cambiato tutto, piuttosto che fermare i lavori di tutti a casa, ma anche. Di fatto quel punto è quello sul Sì. rispetto degli orari e la privacy, se non ho capito male. Per obiettivi rispetto di orari e privacy. Allora. Se ho inteso bene la domanda, sì, è possibile assolutamente organizzare il lavoro. Allora, ritorno a una cosa che ho detto, che ho fatto vedere in due punti delle slide che ho fatto vedere. Parliamo di un accordo, che viene fatto tra l'azienda e dei lavoratori dipendenti. Quindi l'accordo vuol dire che siamo d'accordo tutti e due, no? Nell'assumere un determinato comportamento. E quindi il fatto dell'orario potrebbe essere una forma mista, nel senso che perlomeno devono esserci degli orari in cui qualcuno è sempre reperibile. Supponiamo su 8 ore, 4 ore bisogna essere reperibili in una determinata fascia oraria. Le altre 4 ore il dipendente le fa quando vuole.
ne può ma magari fare alle 6 della mattina come alle 11 di sera. Questo io sono sempre per una soluzione blended, cioè mista. Così come non penso che lo smart working possa essere svolto completamente, esclusivamente a distanza, cioè i momenti di interazione anche fisica devono esserci. Penso anche che sull'orario di lavoro possa esserci un atteggiamento intermedio, cioè devi avere dei momenti in cui rispondi sempre e poi puoi avere altra parte delle ore che invece telelavori quando magari soffri di insonnia e quindi ti svegli prestissimo oppure in altri momenti della giornata. Quindi su questo è difficile rispondere e dire che cosa è giusto o non giusto, ma c'è la soluzione più adatta alla realtà che stiamo affrontando. Ecco, su questo vorrei sottolineare ulteriormente. Stiamo parlando di un progetto di innovazione. L'innovazione non è solo tecnologica, è anche e soprattutto, diciamo, organizzativa. Adottare un piano di smart working significa che l'azienda si ripensa in tutte le sue componenti. È grandioso questo, no? Che lo smart working possa stimolare l'azienda a ripensarsi in un mondo diverso. Questo forse è veramente un modo di ripartire dopo una pandemia che nessuno si poteva immaginare, che ci ha fatto stare chiusi in casa per dei mesi. Rivedere il mondo con occhi diversi e quindi ripensarsi anche nelle nostre modalità di lavorare in maniera differente e nuova. Volevo dirvi un'ultima cosa, nel senso che io, come dire, io ho sempre lavorato su degli aspetti organizzativi, però ultimamente, ancora prima del Covid, mi ero interessata al tema dello smart working, confrontandomi e lavorando con dei colleghi, amici ormai, con professionalità diverse dalla mia, e quindi una psicologa, un esperto di marketing e una società di informatica. Perché il progetto è rotondo, è complesso, non è un fatto solo di gestione delle persone, è qualcosa di molto più profondo. Ecco, spero in queste ore, insomma, di essere riuscita a trasferire questo concetto. C'è qualche altra domanda, scusami, che io non riesco a vedere? Sì, ce ne sono. Prova a allargare il riquadro delle domande cliccando su quel quadratino con la freccina all'interno, in fondo, Sì, vicino alle. Ok? ok, Ecco, così dovresti perfetto. vedere. Lo smart working come lo vede per un'azienda che esporta? Lo vedo bene nel senso che un'azienda che esporta, adesso non so se questa domanda è collegata al tema della vendita, credo, della vendita sui mercati internazionali. E quindi lo vedo bene, nel senso che questa è una cosa che già si fa e deve essere assolutamente migliorata, sia con i mezzi tecnici che con le capacità di comunicare, sia con diciamo anche una modalità di presentarsi nuova. Quindi è indubbio che nei prossimi mesi non viaggeremo e quindi non è pensabile che l'Italia smetta di esportare. Quindi bisognerà migliorare le nostre capacità di entrare in contatto con dei clienti o dei potenziali clienti. Quindi dovremo essere capaci in poco tempo di presentarci e di presentare i nostri prodotti. Quindi, ma sarà sicuramente così. Come gestire, quali soluzioni pratiche in caso di mancato rendimento? Questo è quello che mi hai letto prima. Dunque, Allora, scusa che intanto stavo scorrendo le vie degli altri. penso con il settore di impresa o con questa Sono modalità. parecchie le domande, per cui chiaramente mi sa che non riusciremo a rispondere adeguatamente a tutti. Eventualmente, insomma, ci rendiamo disponibili anche poi dopo il webinar. Ecco, poi potete scrivere alle mail.
di Promos e facciamo insomma da tramite con Roncucci & Partners per darvi le risposte. Insomma, magari ancora qualche minuto ce lo possiamo senz'altro concedere, ci sono ancora 137 persone collegate, per cui direi Certo, che possiamo adesso proseguire. rispondo a due qui che sto leggendo. Allora, è possibile applicare lo smart working solo ad alcuni settori delle imprese, non a tutta? Certamente sì, assolutamente sì. Ciò non toglie che comunque la cultura dello smart working deve essere diffusa a tutti. Poi può darsi che solamente alcuni reparti lavorino, diciamo, in smart working. L'altra cosa qui, diciamo, un'altra domanda è sul tema della leadership. Questa collega dice un punto nevralgico è proprio la formazione della leadership. Certamente, perché nel progetto di introduzione dello smart working in un'organizzazione, il tema della formazione dei capi è fondamentale. I capi devono esercitare una leadership sui propri collaboratori e quindi assolutamente bisogna lavorare su questa caratteristica ed è molto vero. Il successo di un piano di questo tipo passa attraverso dei comportamenti da leader. Poi quest'altro è su gestire l'approccio, le aziende non lo accettano ancora, è vero, molte aziende non accettano il discorso di diciamo, lasciare autonomia ai dipendenti e lavorare a distanza, è un fatto di cultura e di, ancora una volta, probabilmente anche non si è ancora diffusa una cultura, un'informazione abbastanza precisa e con degli esempi di successo che permetta alle aziende anche più piccole di capire che è fattibile. Che è fattibile. Ricordiamoci che gli imprenditori si fidano degli imprenditori, no? Dei propri pari, quindi bisogna iniziare a fare dei progetti. Anche piccoli di successo, e allora in questo modo si diffonderà la convinzione che è possibile, no? Che quindi è possibile. Sì, naturalmente lavorare per obiettivi significa introdurre un sistema incentivante, certo. Questa è lunghissima. Allora, magari le domande un po' articolate le gestiamo magari separatamente. Cosa ne pensi, Stella? Volentieri. Perché se no, poi magari, come dire, anche la risposta non può essere accurata come dovrebbe in questi casi. No, Ecco. certo, certamente. Infatti sono disponibile se volete mandarci delle mail o comunque attraverso Promos, sicuramente Unione Camere Lombardia, siamo assolutamente disponibili come società a fornire tutte le informazioni del caso. Certamente in Italia non esiste una cultura dello smart working così diffusa. E come anche altre situazioni, noi importiamo delle esperienze che molto spesso arrivano dai paesi anglosassoni, dagli Stati Uniti, dove c'è una vita completamente diversa, delle relazioni familiari completamente diverse, una cultura completamente diversa e le importiamo e pensiamo che immediatamente siano applicabili all'Italia. Ovviamente questo è impossibile. Quindi noi dobbiamo, come dire, condire la ricetta internazionale con un ragù tutto italiano, metterei così, concluderei così. Benissimo, ti ringrazio Stella. Direi che a questo punto possiamo concludere, visto che abbiamo ormai utilizzato tutto il tempo a nostra disposizione, anche oltre. Devo dire che mi ci sono ritrovata molto,
in tutto quello che hai descritto e penso anche alle aziende che erano collegate con noi, perché questo momento ci ha portati a sperimentare tutti quanti questa modalità di lavoro smart working o da remoto, chiamiamola come vogliamo, anche in condizioni non ottimali, perché avere tutta la famiglia a casa e i figli e il cane, e quando si lavora marito e moglie, tutte e due anche con delle conference call, insomma, non è facile. Per cui diciamo che abbiamo fatto una bella palestra in questo momento e speriamo che tutta questa esperienza poi serva per fare anche un po' quel passaggio culturale, no? E cercare di sfruttare quest'onda positiva che ci ha lasciato, questa esperienza positiva che comunque ci ha lasciato questo momento così difficile. Per cui veramente mi sono ritrovata tantissimo, anzi devo dire sul punto relazioni che avevi toccato all'inizio, addirittura ho trovato che con questa modalità almeno la mia esperienza è stata quella di intensificare addirittura qualche relazione, soprattutto con dei colleghi che magari non ho la possibilità anche in ufficio di vedere, perché noi abbiamo sedi un po' in tutta Italia e quindi si è innescata questa modalità di meeting in conference call, tutti con le webcam accese, quindi ci siamo conosciute anche meglio. È stato un po' come entrare in casa dei colleghi in certe occasioni, per cui È speriamo, insomma. assolutamente così, è venuto fuori quasi un aspetto più umano, no? E quindi, come dire, ci siamo trovati a riscoprire dei valori umani molto importanti che forse prima, nella fretta che tutti noi avevamo comunque di fare, di concludere, di progettare, ci eravamo un po' scordati. In realtà, forse credo che questa esperienza sarà positiva e ci aiuterà a ripensarci, a rivederci, a riorganizzarci in maniera migliore e sicuramente cercando di preservare un po' la nostra salute, la nostra vita e il nostro benessere, perché stare meglio noi significa che sicuramente lavoreremo meglio, ecco. E penso che ognuno di noi abbia imparato, oltre a un modo di lavorare diverso, si è cimentato anche su attività diverse, perché comunque questo cambiamento ci ha portato anche a cambiare magari alcuni progetti, alcuni obiettivi, a rivedere delle attività e quindi tante persone magari si sono trovate a fare anche un lavoro parecchio diverso dal solito, dalla routine quotidiana e quindi magari si sono scoperte anche delle competenze nuove che non si pensava di avere. Assolutamente nascoste. Bene, Bene. allora io ti ringrazio Stella, ti riporto i tantissimi commenti positivi che sono arrivati dalle aziende collegate che hanno apprezzato tutto il tuo puntualissimo intervento, per cui ti giro, ti inoltro questi commenti positivi e rispondo alle tante domande relative proprio a questioni più, come dire, organizzative. Riconfermo per chi non abbia sentito l'introduzione iniziale che manderemo il materiale del webinar che restiamo a disposizione. Io ho rimesso in sottofondo la slide con i contatti di Promos Italia, pertanto ci potete contattare per ulteriori approfondimenti e vi invito chiaramente a seguire i prossimi appuntamenti online. Grazie a tutti, a presto e buon smart working a tutti. Ciao. Grazie, a presto, Grazie, saluti a a tutti. presto.